siamo isolati. Ho parlato prima dell'allenamento con i ragazzi, ne abbiamo fatto 10 minuti prima di iniziare l'allenamento, e abbiamo fatto gruppo. Siamo questi 2 mesi qua, cerchiamo di isolarci su tutto e poi trarremo i risultati. Diamo il massimo, diamo tutto quello che possiamo dare. Abbiamo parlato già troppo, io ho detto, questi 5-6 mesi, si è parlato troppo. Cerchiamo di parlare di meno e di essere tutti uniti e fare le ultime 9 gare al massimo della professionalità. I ragazzi lo sanno, sono consapevoli. Sono consapevoli, ieri erano disponibili, vogliono ripartire, vogliono riscattarsi e daremo tutto al massimo. Sì, no, beh, loro sono responsabili, il risultato lo sapete anche voi, magari un palo poi vince la partita, noi daremo tutto per vincere le partite perché i pareggi servono ben poco, perché comunque se la Binalef fa anche un pareggio ci stacchiamo se pareggiamo, non li prendiamo, dobbiamo cercare di vincere tutte le partite, tutte, anche con l'Alessandria, poi dopo è ovvio che non è facile. Dipende dalla fortuna, la componente fortuna ti aiuta. Io nelle scelte tecniche decido io. Tra me e loro c'è un rispetto reciproco dall'inizio, c'è un rispetto come ci rispettavamo io e il mister Pala, io rispettavo lui, era un rispetto reciproco veramente completo. Io rispettavo lui come primo allenatore e lui rispettava me come secondo. Quindi ragazzi io ho un rapporto dall'inizio reciproco anche con loro, ma decido io, decido sempre io anche nei cambi, nei moduli, loro lo sanno, la responsabilità sono io. Certo, con loro io ci parlo, ci dialogo molto con loro, ma poi alla fine chi decide sono io responsabile. Tre davanti saranno Marra, Montini e Santana. Fatto così. Ma dobbiamo giocare con intelligenza, ma cercare di vincere la partita. Cioè, non, poi dopo, come ripeto, dobbiamo giocare domani col Pro Piacenza, rispetto al Pro Piacenza. È una squadra in salute, una squadra che ha fatto 3 risultati utili come le squadre, e la rispetto tantissimo, hanno giocatori di valore, ma noi domani dobbiamo cercare di vincere la partita. Solo così ci dà uno scatto per poi sperare. Roma!